Dopo le voci di crisi, due volti molto amati di uomini e donne hanno annunciato ufficialmente la fine della loro storia d'amore. I telespettatori sognano e si emozionano a guardare le esterne e le dinamiche che si svolgono a uomini e donne. Ogni anno nel dating show si formano tante coppie, di cui molte riescono a resistere negli anni e a dare vita ad amori felici e duraturi. Sono tanti gli ex protagonisti della trasmissione condotta da Maria De Filippi che convivono, si sono sposati e hanno avuto dei figli. Anche nella scorsa edizione si sono formate delle coppie che stanno vivendo felicemente i propri amori, come quella costituita da Brando e Frikian e Raffaella Squotto, quella formata da Daniele Paudice e Gaia Gigli e quella formata da Christian Forti e Valentina Pesaresi. Ma di uomini e donne appassionano anche gli appuntamenti del Trono Over, molti cavalieri e dame, dopo un primo periodo di conoscenza all'interno del programma, decidono di continuare al di fuori la frequentazione e molti di loro danno vita a storie d'amore lunghe e durature. Insomma, nel programma possono davvero instaurarsi dei solidi sentimenti, ma non sempre. Di recente, infatti, due volti amatissimi della trasmissione hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione. La fine della relazione tra due volti molto amati di uomini e donne. Molte delle coppie che si formano all'interno di uomini e donne, una volta usciti dal programma, vivono delle lunghe e felici storie d'amore. Molti di loro si sposano, convivono, hanno dei figli. Si potrebbero fare tanti nomi, anche delle edizioni più recenti, ma purtroppo non sempre c'è un lieto fine. Annuncio ufficiale rottura uomini e donne. Asma Fersa ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne, Instagram chiocciola uomini e donne, siti rumors. Infatti ci sono anche coppie che, una volta fuori dal programma, trascorrono qualche mese insieme per poi decidere di lasciarsi. Questo può accadere per motivi diversi come la distanza, le incompatibilità caratteriali o anche l'intromissione di terze persone. E purtroppo è quello che è successo a due volti molto amati del programma che hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione. Si tratta dell'ex dama Asma Fersa e dell'ex cavaliere Cristiano Lo Zupone. Dopo essersi conosciuti durante il Trono Over, i due hanno deciso di uscire fuori dal programma ad aprile. Da quel momento hanno vissuto un'intensa relazione, fatta anche di viaggi e del sogno di una famiglia insieme. Tuttavia, evidentemente le cose non sono andate come entrambi speravano e di recente si parlava di crisi per loro. Annunciato l'addio definitivo tra i due. Crisi che è sfociata nella rottura definitiva, come ha annunciato Asma in una stories su Instagram dove ha raccontato tutto ciò che è accaduto e i motivi della rottura. La ragazza, la cui stories è stata anche ripostata dall'esperta di gossip Deianira Marzano, ha infatti iniziato il suo lungo post scrivendo, "A malincuore è giunto il momento di fare chiarezza. Come molti di voi hanno intuito, ho scelto di chiudere e prendere la strada da sola, non perché fosse finito l'amore, ma perché in un rapporto di coppia la fiducia e soprattutto il rispetto sono fondamentali e anzi penso vadano oltre all'amore stesso. Alla base della scelta di rompere con Cristiano, Asma ha confessato che c'è stata una mancanza di fiducia e di rispetto. Inoltre ha parlato anche di gelosia, dicendo, la gelosia finché è sana va bene, ma quando non lo è più, e anzi diventa ossessione, c'è un problema da risolvere. Anche questa volta mi sono dimostrata per la persona che sono. Penso che quando a quest'età decidi di accogliere qualcuno nella tua vita, è perché questa persona può dare un valore aggiunto e non togliere quello che hai già costruito. Infine la ragazza ha scritto che il suo amore è sempre stato vero, l'ha sempre dimostrato, sin dal 23 aprile quando sono scesi i petali rossi per lei e Cristiano nello studio di Uomini e Donne. Rifarebbe tutto ma ora ha scelto di troncare questa relazione per perseguire ancora una volta la sua felicità e la sua libertà e per non soffrire più per amore.
appunto dopo questa notizia c'è chi si aspetta che Asma e Cristiano possano tornare nuovamente nello studio di Uomini e Donne per cercare ancora l'amore.